Buonasera a tutti. Giro d'Italia 2021, dodicesima tappa da Siena a Bagno di Romagna, 212 km. Quindi siamo passati dalla Toscana alla Romagna, insomma terra di grandi campioni. Si è passati da Pontrema, città natale di Gino Bartali, cui sarà dedicata la tappa e verrà dedicata una tappa appunto al campione toscano. Da partire dal giro di quest'anno, ogni anno ci sarà una tappa fissa dedicata a Gino Bartali, terra anche di Alfredo Martini e poi anche la Romagna, appunto terra di campioni. Ecco, Davide Cassani, non tanto viene in mente l'attuale CT della nazionale, non tanto per quanto fatto al corridore, quanto per quanto fatto da telecronista Rai, e attualmente è riuscito a diventare appunto il commissario tecnico nazionale. Ecco, e poi a proposito di Romagna, ovviamente parlando di campioni, non possiamo non citarne un altro, di Cesenatico, quindi un po' più a est rispetto a dove è arrivato oggi a tappa. Ovviamente ci troviamo all'indimenticato Marco Pantani. E a proposito di Marco Pantani, magari lui in una tappa del genere, anche se non era proprio una tappa pescatori puri, avrebbe cercato di movimentare la corsa. E cosa che invece oggi di fatto non è successo, è stata oggettivamente una tappa noiosa. Facciamo la diretta perché insomma avevamo promesso che sarebbe stata. Però sicuramente lo spettacolo è stato al di sotto delle aspettative. O meglio, c'era il sentore che non successe di fatto niente in una frazione di questo tipo, perché l'abbiamo detto in alcune dirette della passata stagione. I corridori non sono pagati per fare spettacolo, per far divertire i tifosi, sono pagati per vincere. E poi, e se questo risultato di vincere o comunque di ottenere il massimo risultato possibile, riescono a farlo con il minimo sforzo, tanto di guadagnato. Ecco, andiamo a vedere com'era la classifica generale alla vigilia di questa tappa e come poi è rimasta anche alla fine, perché i big sono arrivati praticamente tutti assieme al traguardo. La classifica generale vedeva al comando Egan Bernal, il colombiano della Ineos, con 45 secondi su Vlasov dell'Astana, 1 minuto e 12 su Damiano Caruso della Bahrain Victorious, 1.17 su Yuccati della Education First, 1.22 su Simon Yates della Bike Exchange, 1.50 su Buchmann della Bonas Groe, 2.22 su Remco Evenepoel e 2.24 su Giulio Ciccone. Questi sono i primi 8. Ecco, per una ragione o per l'altra, i primi 7 attualmente sono più che soddisfatti della posizione attuale in classifica. Certo, corridori come Yuccarty, come Simon Yates puntano certamente a salire sul podio rispetto alla quarta o quinta posizione attuale, però il distacco da Caruso, per esempio, che è terzo, è minimo, quindi non dovevano essere certo loro ad attaccare in una tappa come quella di Bagno di Romagna. Ecco, tra i primi 8, l'unico che in qualche modo ha interesse ad attaccare, anche considerando il fatto che a cronometro va più piano di coloro che lo precedono, è Giulio Ciccone, anche in virtù di quanto dimostrato nelle prime salite di questo giro. E in effetti, come vedremo, le cose in parte sono andate così. Però, facciamo un passo indietro. Oddio, la prima ora e mezza di corsa è stata indubbiamente divertente, i primi 60 km, tantissimi corridori hanno cercato di andarsene, abbiamo visto anche Peter Sagan a caccia di punti per la maglia Ciclamino, abbiamo visto Formolo che voleva recuperare minuti dopo il terreno perso a causa di una caduta, non di mancanza di gambe, in quel di Montalcino, Formolo che però poi non è riuscito a entrare nella fuga buona. E abbiamo visto De Gente, che avevamo citato ieri, per la prima volta lo abbiamo visto all'attacco in questo Giro d'Italia. Insomma, tantissimi corridori hanno cercato di andarsene, alla fine ci riusciranno in 16. E purtroppo poi ci sono state anche diverse cadute. Già al chilometro 0, praticamente subito dopo la partenza, è caduto Soler. E si è fatto male al costato, il capitano della Movistar è stato costretto al ritiro, era undicesimo in classifica generale. E con lui si è ritirato anche non per una caduta ma per mancanza di condizione Gino Meder, che dopo aver vinto la tappa con la prima salita in quel di San Giacomo, ha avuto problemi fisici, a Montalcino è arrivato ultimo e oggi si è staccato dal gruppo dopo pochi chilometri e è stato costretto al ritiro. E stesso discorso anche per Dowsett, il cronoman britannico della Israel. E in una successiva caduta, a proposito di Israel, si è fatto anche parecchio male, frattura della clavicola, frattura di diverse costole. Però
Alessandro De Marchi, e quindi insomma, dopo aver fatto coppia con Dombrowski nella tappa di Sestola, in cui sono arrivati a primo e secondo con la vittoria dello statunitense, diciamo che ha fatto coppia anche in termini di sfortuna, perché insomma anche lui è stato costretto al ritiro per una brutta caduta come è avvenuto per lo stesso Dombrowski. E poi più avanti si è ritirato anche Fausto Masnada, e abbiamo citato ieri le sue prestazioni non all'altezza di quelle di un anno fa, e tutto questo per via di una tendinite, e tendinite che oggi lo ha costretto ad abbandonare il Giro d'Italia, quindi viene a mancare un uomo importante supporto a Remco Evenepoel, e così come viene a mancare appunto con Meder un uomo supporto importante per Damiano Caruso. Quindi abbiamo detto 60 km scoppiettanti finché non è partita la fuga di giornata, che è partita diciamo 10 km prima della prima salita dura di giornata. Ecco, qualora invece diciamo la fuga fosse partita invece sulla prima salita citata, il Monte Morello, che presentava pendenze anche fino al 15% a certi tratti, la tappa sarebbe stata decisamente più interessante. Invece, che è successo? La Ineos ha subito lasciato fare, i 16 corridori che erano davanti erano tutti fuori classifica, e di fatto la tappa è stata una lunga processione fino ai piedi dell'ultima salita di giornata, il Passo del Carnaio, dove in realtà è successo pochino anche lì per quanto riguarda il gruppo della maglia rosa. E allora, i 16 corridori al comando, chi c'era tra questi? C'era il francese Bouchard, e a caccia di punti per la maglia azzurra di miglior scalatore, e ne ha conquistati parecchi di punti, quindi ha consolidato il primato. Peraltro secondo in questa speciale classifica c'è proprio Meder, che come detto è stato costretto al ritiro, e insieme a lui c'era anche Vendrame, il compagno di squadra di Bouchard appunto nella Jedeser, c'era Diego Ulissi della UAE, c'era Brambilla della Trek-Segafredo tra gli altri, c'erano due uomini dell'Androni, Ravanelli e il giovane eritreo Tess Fashion, che si era messo in buona evidenza dal Tirreno Adriatico, e poi ancora George Bennett della Jumbo-Visma, molto attivo in queste ultime giornate dopo che è ormai è uscito di classifica. E in un secondo momento è rientrato, un po' come è avvenuto anche nella tappa di Campo Felice, anche il veterano Giovanni Visconti della Bardiani. E poi ancora Simone Pedilli della Intermarché, che era già nella fuga che aveva caratterizzato la tappa del 2017, che si era disputata più o meno sulle stesse strade. E ancora una volta attacco il campione belga Dries De Bont, e vedi altri corridori, c'è anche Nicolas Hedet della Cofidis, 16 corridori in totale, che hanno guadagnato fino a 12 minuti, dietro a nessuno attento a seguire. Ci si poteva magari aspettare, vista la successione di salite con poca pianura tra una scesa e l'altra, poi a un certo punto si è anche messo a piovere, niente di che, però discese bagnate hanno creato dei problemi a qualche corridore. Ci si aspettava che qualche squadra provasse ad a movimentare qualcosa, lanciando magari delle seconde punte da lontano che potessero aiutare i capitani in caso di attacco di questi sull'ultima salita. E nulla di questo è accaduto, i 16 hanno appunto tirato dritto, hanno guadagnato 12 minuti e si sono giocati loro il successo. E nel gruppo la Ineos ha condotto con un ritmo molto blando, con Filippo Ganna e Salvatore Puccio sempre a fare andatura. Ebbene, vediamo quindi cosa è successo all'ultima salita. Il gruppo di testa si era man mano selezionato anche nelle discese precedenti, in cui in particolare Diego Ulissi, che insomma mai non è mai stato competitivo in carriera nelle discese, soprattutto sul bagnato, ha perso contatto, tanto che verrà addirittura ripreso e staccato dal gruppo. E quindi soprattutto Gianluca Brambilla, che al contrario ottimo discesista, è stato molto attivo. E sull'ultima salita, che è una salita anche importante con punte al 10% per 3 km di fila, salita che terminava una decina di chilometri dal traguardo, Brambilla dapprima ha tentato lui di andarsene, poi c'è stato il contrattacco di Andrea Vendrame della Jedeser. Un Vendrame che non si è espresso a questi livelli fin qui al Giro d'Italia, molto bene nelle volate con diversi piazzamenti tra i primi 10, ma in salita non si era mai messo in evidenza. E Vendrame, che è riuscito quindi ad avvantaggiarsi, e sul seguimento sono rimasti in tre, vale a dire Bennett, Brambilla e anche Chris Hamilton, buon scalatore della DSM, anche se anche lui non si è molto visto in questo Giro d'Italia, mentre tutti gli altri sono rimasti staccati, e quindi c'è stata questa lotta a 4. Vendrame è stato ripreso in prossimità del GPM e hanno proseguito in 4 anche nell'ultimo tratto in discesa.
E finché alla fine, approfittando così, di un litigio che c'è stato tra Bennett e Brambilla, che insomma, Brambilla tra l'altro non nuova a questi episodi, ricordate qualche anno fa alla Vuelta, nel 2014 se non erro, è scazzottata con Rovni che militava allora nella Tinkoff, il russo, entrambi espulsi dalla corsa, erano in fuga, c'è anche Damiano Cuneo in quella fuga, altri corridori, anche De Marchi che, se abbiamo detto, caduto oggi, costretto a ritiro. E in pratica Bennett e Brambilla si sono ostacolati nel finale e hanno dato il via libera a Vendrame e a Hamilton. E nelle ultime centinaia di metri Vendrame si è portato in testa con Hamilton alla ruota, quindi posizione migliore per il corridore australiano di ADSM. Però Vendrame, abbiamo detto, corridore che ha ottenuto già diversi piazzamenti nei primi 10 in volata, è stato nettamente superiore allo sprint e dunque ha colto finalmente un nuovo successo. Per quanto riguarda i colori italiani, dopo quello di Filippo Ganna nella crono di apertura, ecco, a proposito di colori italiani, Elia Viviani sarà il portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Tokyo che si dovrebbero disputare nel 2021, nella prossima estate. Dico si dovrebbero perché non c'è ancora ufficialità, in Giappone ci sono ancora diversi problemi di Covid, e dunque saremo a vedere se effettivamente l'assegno a 5 cerchi potrà disputarsi regolarmente, cosa che non è avvenuta nel 2020, sempre ovviamente a causa del Covid. E dunque, finalmente un successo italiano con Andrea Vendrame, corridore trevigiano, che si è imposto davanti a Chris Hamilton. E dietro c'è stata anche una volata scorretta di Brambilla nei confronti di Bennett, che in pratica ha sbarrato la strada al corridore neozelandese da Jumbo-Visma. E tanto che nell'ordine d'arrivo ufficiale al momento risulta Bennett terzo e Brambilla quarto. Evidentemente Brambilla è stato anche declassato dalla giuria. Comunque terzo o quarto non cambia moltissimo. Entrambi questi corridori sono arrivati a 15 secondi di ritardo. Ecco, vale la pena sottolineare che tutti i fuggitivi, compreso Bennett, che al di là dei minuti guadagnati nella frazione odierna, erano tutti molto lontani in classifica generale. Poi via via alla spicciolata sono arrivati gli altri fuggitivi. Il quinto Giovanni Visconti da Bardiani a 1 minuto e 12. Poi sesto Bouchard, come detto, ha collezionato punti importanti per la maglia azzurra di miglior scalatore a 1,25. Poi sono arrivati Edè insieme a Petilli, ambedue a 1 minuto e 47. Ecco, ricordiamo anche Simone Petilli, stato vittima di diverse cadute in questo Giro d'Italia, non è al top della condizione. E non è arrivato Honoré della De Kenny Quick-Step, anche lui è nella fuga. Anche lui non ha brillato in questo Giro d'Italia, a differenza di quanto era avvenuto nel 2020. Honoré che ha anche tentato di andarsene a un certo punto. E poi via via Ravanelli a 4,19, poi De Bont e Nivlaus, il corridore israeliano, a 7 minuti e 07. E poi Tess Fashion e Albanese, c'era anche Vincenzo Albanese in fuga della Eurocometa, sono arrivati ambedue a 7 minuti e 13, 13esimo e 14esimo. Quindi in 14 sono riusciti a resistere, diciamo, al ritorno del gruppo. E ritorno che non è mai stato ovviamente, se non per qualcosina che è successo nell'ultima salita. Abbiamo detto che l'uomo che era senz'altro più votato a lanciare un attacco perché aveva necessità di recuperare terreno in classifica era Giulio Ciccone, e che in effetti a un certo punto è scattato. E qual è stato il problema? Che quando è scattato Ciccone, ormai il tratto più duro della salita era quasi finito. Mancavano 500 metri, forse 1 km giù di lì. Mentre invece, se davvero avessero voluto fare la differenza, il corridore abruzzese avrebbe dovuto muoversi quando iniziava il tratto più duro. E non si è mosso da solo Ciccone, perché gli è andato dietro Vincenzo Nibali, che è possiamo dire, il suo luogotenente in questo momento. Chissà, chi può dirlo? Può darsi che anche alla lunga non sia proprio il veterano Vincenzo Nibali, lo squalo dello stretto, a diventare il vero capitano della Trek-Segafredo. Un Vincenzo Nibali che è abbastanza lontano in classifica generale, però insomma è uno che insomma, non ha bisogno di presentazioni. 9 podi nei grandi giri, 2 vittorie in classifica generale, Giro d'Italia. È una condizione che sembra che stia tornando buona dopo l'incidente che ne aveva messo a rischio la partecipazione a questa edizione della Corsa Rosa. E sta di fatto che Nibali e Ciccone, quando sono scattati, erano ormai in prossimità della vetta e il Team Ineos ha immediatamente reagito con Moscon, con Narváez in netta crescita in queste ultime giornate e con Martinez, e l'attacco dei due corridori della Trek-Segafredo
è stato annullato, davanti sono rimasti una trentina di corridori. C'è il fatto che Nibali ha proseguito nell'azione anche nell'ultima discesa, che come detto era bagnata, ci sono stati degli scrosci di pioggia nel pomeriggio, niente di particolare, però appunto un po' di acqua i corridori l'hanno presa. E un Nibali che è riuscito, diciamo, tra virgolette, non sappiamo se era questo il suo intento, chiaramente no, a far cadere Gianni Moscon, che era la sua ruota. Un Gianni Moscon che peraltro è comunque poi riuscito a rientrare nel gruppo Maglia Rosa, quindi non ha neppure perso secondo in classifica. Moscon che ricordiamo era quindicesimo in classifica generale alla vigilia di questa stagione, di questa fazione, ed è rimasto quindicesimo. Alla fine l'attacco di Vincenzo Nibali gli ha fruttato 7 secondi di vantaggio rispetto al gruppo dei migliori, comprendente tutti gli uomini di classifica. Nibali quindicesimo 10 minuti e 07 e poi Narváez sedicesimo 10 minuti e 14 e nel gruppo dei migliori sono arrivati in 34. Ecco, anche qui a dimostrazione che soltanto nel tratto finale del Monte Garnaio c'è stata selezione, e qui il fatto appunto che in 34 siano riusciti a rimanere davanti la dice lunga. Ecco, e tra questi corridori che sono arrivati nel gruppo Maglia Rosa citiamone alcune, oltre ai soliti noti. Ecco, Alessandro Covi della UAE, quindi bella conferma da parte del piemontese dopo il secondo posto ottenuto a Montalcino dietro a Schmid. E Covi, insieme al quale c'è anche Formolo, che quindi come, non ha affatto rinunciato, come detto, alle ambizioni di classifica. Poi ben rappresentata anche l'Astana, oltre al capitano Vlasov c'erano i due spagnoli, Luis Leon Sanchez e il basco Gorka Zagirre, e anche il kazako Vadim Pronsky, un po' sorpresa. E poi via via tutti gli altri, scorriamo, c'era ancora l'ungherese Walter che aveva avuto un po' di difficoltà nel finale della tappa di Montalcino, invece qui è riuscito a tenere. E via via tutti gli altri uomini di classifica, anche Remco Evenepoel, che ha quindi superato senza danni questa frazione in cui le discese bagnate avrebbero potuto metterlo un po' in difficoltà. E ancora altri corridori, in coda al gruppo anche Castroviejo, quindi un altro corridore della Ineos, quindi erano 5 corridori della Ineos alla fine del primo gruppo: Bernal, Martinez, Castroviejo, Moscon e Narváez, quindi ancora una dimostrazione di forza da parte dello squadrone britannico, considerando che gli altri due, Gunner e Puccio, hanno tirato per tutto il giorno. E chi è che ha perso terreno? Ha perso terreno tra gli altri, soprattutto Peyo Bilbao, ancora una volta. Bilbao è arrivato con un distacco di 12 minuti e 23, e quindi a 2.09 dal gruppo Bernal. Non sappiamo se per una caduta o semplicemente per mancanza di gambe al finale. Bilbao, chiaramente, ormai tagliato fuori dai discorsi per quanto riguarda la classifica generale. E poi anche Hindley è arrivato con un distacco addirittura di 17 minuti e 46 secondi, quindi esce definitivamente dalle zone alte e vedremo se andrà a caccia di un successo parziale nelle tappe alpine. Certo che se la condizione è questa, nulla di buono si prefigura per colui che un anno fa è arrivato secondo alle spalle di Gauguin Hart. Beh, abbiamo concluso quindi con il resoconto di questa fazione odierna, cronaca quindi piuttosto scarna. Di buono per i colori azzurri c'è stato il successo di Andrea Vendrame. L'unica variazione in classifica significativa è stata quella causata dal ritiro di Soler, e quindi tutti i corridori che lo seguivano dalla dodicesima posizione in avanti salgono di un posto. Vediamo dunque nuovamente la classifica generale. Egan Bernal saldamente in maglia rosa, Vlasov a 45 secondi, Damiano Caruso a 1.12, Carty a 1.17, poi Simon Yates a 1.22, Buchmann a 1.50, Evenepoel a 2.22, poi Ciccone a 2.24, Tobias Foss da Jumbo Visma che è arrivato a 2.49, anche oggi era davanti, supportato dal compagno di squadra Bowman, poi decimo Martinez da Ineos 3 minuti e 15. Quindi Bardet è a 3 minuti e 29, undicesimo, Walter dodicesimo a 3.51 e Nibali tredicesimo a 4 minuti e 04. Ecco, possiamo già chiudere qui con, diciamo, i corridori che possono ancora salire sul podio sono probabilmente questi. E attenzione ad Almeida però, che è sedicesimo a 7 minuti e 04, il distacco è pesante, però ha dimostrato di andare fortissimo nella tappa di Montalcino, ne abbiamo già parlato. La forza di ieri. Chissà che il portoghese con una fuga non possa risalire in classifica nei prossimi giorni. E ora,
Diciamo, si è conclusa anche questa 2 giorni, diciamo, tosco-romagnola, tra Montalcino e Bagno di Romagna. E ora si apre una nuova fase del giro, quella delle vere grandi montagne. E non si apre subito perché domani ci sarà una tappa completamente pianeggiante, la tappa di Dante Alighieri, nei 700 anni della sua scomparsa. Infatti si parte da Ravenna, dove è sepolto il sommo poeta, e si arriva a Verona, dove Dante ha vissuto per diversi anni, 198 km completamente pianeggianti. E poi c'è lo Zoncolan, al quale vi rimandiamo per la prossima diretta, che ci sarà quindi tra 2 giorni. Da Cittadella allo Zoncolan, 205 km. Prima della salita finale non c'è moltissimo, a dire il vero. C'è la Forcella di Monterest, una salita regolare di 10,5 km al 6%, distante una cinquantina di chilometri dal traguardo, ma lì non succederà niente, sicuramente non ci sarà battaglia tra i big. Tutto verrà rimandato all'ultima salita, una salita di circa 14 km all'8,5% di pendenza. Diciamo che nei primi 11-12 km è una salita normale, sì, una salita impegnativa, 7-8%, poi c'è un breve tratto in cui spiana, e poi sono gli ultimi 3 km durissimi, ancora più duri rispetto al versante tradizionale dello Zoncolan in quel di Ovaro, e qui invece si sale da Sutrio. E la salita in pratica è la stessa che fu affrontata nel 2003, la prima volta in cui il Giro d'Italia arrivò allo Zoncolan. E che cosa potrà succedere? Beh, considerando il prestigio del traguardo, ci aspettiamo che questa volta la Ineos tenga cucita la corsa, quindi non dia spazio alle fughe, perché immagino che Bernal probabilmente vorrà vincere su questo traguardo. E quindi dovrebbe essere appunto formazione della maglia rosa a fare la corsa in questa occasione, però stavolta appunto non lasciando andare le fughe, a differenza di quello che è accaduto oggi verso Bagno di Romagna. E andiamo a vedere cosa è successo nel 2003, allora, su come è stato l'ordine d'arrivo. Vinse Simoni, Gilberto Simoni, che era già in maglia rosa, che però necessitava di guadagnare terreno su Stefano Gazzelli in vista del cronometro, in cui il Varesino era più performante. Quindi un Simoni che staccò tutti, vinse con 34 secondi di vantaggio appunto su Gazzelli e 39 su Francesco Casagrande, che fu il primo a seguire Simoni quando il seguito lo scatto del Trentino. Poi andò un po' in crisi, ma si riprese al finale, quindi arrivò terzo a 39 secondi. Quarto a 42 secondi arrivò Jaroslav Popovic, che all'epoca era considerato un corridore del livello di Evenepoel oggi, quantomeno nelle categorie giovanili aveva dimostrato questo. Arrivò terzo in quel Giro d'Italia, però poi con il passare degli anni si spense il corridore ucraino che militava allora nel Lambu Credit. Arrivò quarto a 42 secondi e poi quinto a 43 secondi arrivò Marco Pantani. Marco Pantani che mise davanti la squadra nei primi chilometri dello Zoncolan. Non replicò inizialmente allo scatto di Simoni, ma diede vita poi a un lungo duello con Gazzelli, suo ex compagno di squadra, per il secondo posto. E poi Marco Pantani cedette leggermente negli ultimi metri, e quindi arrivò poi quinto a 43 secondi. Però fu l'ultima grande salita del Pirata, che poi attaccò anche nell'ultima tappa di montagna verso Cascata del Toce. E purtroppo questo fu il suo ultimo Giro d'Italia, e da lì in poi non disputò più una corsa. E poi, insomma, sappiamo che cosa è successo un anno dopo, insomma, inutile tornarci sopra. Poi sesto arrivò, quindi distacchi in realtà quindi non altissimi tra i primi 5, in particolare tra il secondo e il quinto, che erano tutti molto vicini. Sesto arrivò Perez Quadrio a 1 minuto 05, settimo Andrea Noè a 1.07, ottavo Eddy Mazzoleni a 1 minuto 20, e nono Aitor Gonzalez, il cronoman basco della Vassabortolo, che aveva vinto la Vuelta, ricordiamo, l'anno prima. Ne arrivò nono a 1 minuto e 30, e poi Kirchen, anche lui della Vassabortolo, a 1 minuto e 31. E difficilmente ci saranno dunque grandissimi distacchi anche in questa occasione, e che anche lo stesso Bernal presumibilmente attenderà il tratto più duro, quindi gli ultimi 3 km per attaccare. Però sicuramente qualche differenza ci sarà, e vedremo quale sarà il vero stato di forma su una vera salita. Appunto, sulla vera salita, cosa che non erano del tutto né San Giacomo né Campo Felice né Sesto per diverse ragioni. Lo Zoccolan è una salita vera, anche se di fatto l'unica di giornata, visto che sulla forcella del resto citata precedentemente non è durissima.
E la classifica comunque avrà delle variazioni ed è il primo grande test per i big, ne seguiranno altri quattro, poi nell'ultima settimana, Cortina con Marmolada, Pordoi e Giau, poi ci sarà la tappa della Sega di Ala che è l'arrivo in salita in assoluto più duro del Giro d'Italia, ancora di più del Zoncolan, e poi a chiudere ci sarà la tappa dell'Alpe di Mera, anche questa salita molto impegnativa, e poi l'ultima tappa di montagna dell'Alpe Motta con le salite del San Bernardino e dello Splugo in precedenza, prima della scalata finale, e poi ricordiamo l'ultima cronometro di 30 km in quel di Milano. Appuntamento comunque allo Zoncolan, vedremo cosa ci servirà questa fazione molto attesa. Ci sarà anche il pubblico, limitato sempre per via delle restrizioni dovute al Covid. Speriamo che non ci siano problemi di ordine pubblico, come potrebbero esserci in effetti. E dunque appuntamento a domenica alla diretta e ciao a tutti.